Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, oggi sono qui con un nuovo progetto, questa maglia o canotta, come la vogliamo chiamare, realizzata con questo filato della Mistrico Polinesia. Questo è un filato che ho usato già l'anno scorso, ho fatto una casacca e anche quest'anno ho deciso di utilizzare la stessa tonalità che ho usato l'anno scorso perché a me piace moltissimo, piacciono molto questi colori. Allora, questo è un gomitolo da 100 grammi ed è 330 metri. È 100% cotone Egitto non mercerizzato. L'etichetta consiglia l'uncinetto ai ferri del 3,3,5. Allora, dato che io ho una mano molto stretta e il punto, diciamo che stringe un pochino, allora io ho lavorato, la mia maglia con l'uncinetto del 4,5. Per realizzare questa maglia ho usato 160 grammi di questo filato, quindi due gomitoli e questo è quello che mi è rimasto del secondo gomitolo. Ok? Questo filato lo potete trovare nella merceria Penelope di Simona Maddarena. La merceria si trova a Terni, in Corso Vecchio 126. Nel box informazioni vi lascio il numero di telefono della merceria. Insomma, per chiamare direttamente la merceria e chiedere ulteriori informazioni per quanto riguarda il filato. Io ho scelto questo filato, voi potete scegliere altri colori. Ok? Allora, per quanto riguarda la maglia, vi do qualche spiegazione per la maglia. Allora, si inizia dal basso. Ho lavorato in tondo, quindi ho preso la circonferenza dei miei fianchi. E ho fatto tante catenelle fino ad arrivare alla mia misura. Si lavora su un multiplo di 5 catenelle. Io ho avviato 160 maglie, ho chiuso a cerchio e ho iniziato a lavorare il mio punto. Quindi il punto si sviluppa una maglia bassa, 5 catenelle e una maglia bassa. Nel secondo giro si ripete una maglia bassa nella maglia bassa, 5 catenelle, maglia bassa. Ok, una lavorazione semplicissima. Quindi si lavora sempre a giro fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Arrivata qui, divido il mio lavoro, quindi con 160 catenelle che ho avviato, io mi trovo 32 motivi. Quindi ho fatto 12 motivi davanti, 12 motivi dietro e 4 per ogni scalfo. Quindi qui ho lasciato 4 motivi, 1, 2, 3, 4. Ho avviato a nuovo 30, 40 catenelle e mi sono agganciata qui. E poi ho ripreso la lavorazione delle 5 catenelle con la maglia bassa. Insomma, è facilissimo e velocissimo da fare. Ok? Bene, io spero che ho detto tutto, quindi vi lascio il tutorial. Allora, questa è una lavorazione semplicissima, dobbiamo ripetere sempre questo giro. Lavoriamo su un multiplo di 5 catenelle. Io per il mio campione ho avviato 40 catenelle, che adesso chiudo a cerchio. Allora, quando iniziate le vostre catenelle, aggiungete due tre motivi in più perché il punto stringe molto durante la lavorazione. Ok, quindi prendete la circonferenza dei vostri fianchi. Quando arrivate alla misura dei vostri centimetri con le catenelle, aggiungete tre motivi in più, anche quattro. All'inizio vi sembrerà largo, però man mano che poi si va avanti il lavoro stringe. Allora, ho chiuso a cerchio, adesso faccio una catenella. Rientro, lavoro una maglia bassa, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. Salto 1, 2, 3, 4. Nella quinta catenella lavoro una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5. Salto 4 maglie, 1, 2, 3, 4. Nella quinta maglia bassa. Ripeto questo per tutto il giro. 2, 3, 4, 5. Salto 4 catenelle,
1, 2, 3, 4 e nella quinta lavoro una maglia bassa. Completo il giro. Rieccomi. Allora, finito il giro, chiudo nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Una catenella. Adesso entro qui, proprio dentro la maglia bassa dove si è formata questa catenella, quindi entro e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Maglia bassa nella maglia bassa, però non entro così in questa maniera, ma entro proprio dentro la maglia bassa dove si è formata questa V. Ecco, vado proprio dentro e lavoro la maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Maglia bassa qui dentro la V. In questa maniera. Quindi dobbiamo ripetere sempre questo giro fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. 1, 2, 3, 4, 5. Maglia bassa proprio qui. 2, 3, 4, 5. Maglia bassa. Ok? Quindi andiamo avanti, arriviamo agli scalfi e poi continuiamo il lavoro. Rieccomi. Allora, io sono andata avanti, sono arrivata a 41 centimetri. Ho già diviso il mio lavoro, quindi iniziando con 150 catenelle. Scusate, 160, scusatemi, 160 catenelle, io mi trovo con 32 motivi, ok? Allora, 32 motivi, ho già messo i miei marcapunti, quindi sotto le braccia lascio 4 motivi, 1, 2, 3, 4 e 12 motivi per ogni lato, sia il davanti che il dietro, ok? Quindi faccio 12 davanti, 12 dietro e 4 per ogni scalfo. Ora, io sono qui, ho finito il mio giro dove ho il mio marcapunti. Allora, io lavoro sempre con l'uncinetto del 4,5, perché dato che il lavoro stringe, allora preferisco lavorare con l'uncinetto molto più, diciamo, molto più grande che consiglia l'etichetta. Ora qui dobbiamo fare delle catenelle, quindi facciamo le catenelle per il braccio. La manica. Per fare le catenelle io farò 40 catenelle. È un pochino largo, però ripeto, dato che no, lavorando poi il punto stringe, quindi preferisco aumentare le catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrivo a 40 catenelle. Eccomi. Allora, fatte le mie 40 catenelle, vado a chiudere qui, dove mi trovo il marcapunti, vado nella maglia bassa e lavoro una maglia bassa. Così. 1, 2, 3, 4, 5. Continuo a lavorare normalmente, quindi lavoro una maglia bassa, 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Maglia bassa nella maglia bassa. Continuo così fino ad arrivare qui. Dove mi trovo i marcapunti perché devo fare le 40 catenelle, ok? Quindi ci ritroviamo qui. Voi prendete la misura del vostro braccio, calcolate quante catenelle dovete fare, ok? Io le ho fatto un paio di volte, sinceramente, e ho scucito. Prima ho fatto con 30 catenelle, 35 catenelle ed era troppo stretto, e allora adesso lo faccio con 40 catenelle e credo che adesso con 40 catenelle va bene. Ok, quindi prendete la misura del vostro braccio, fate le catenelle, provatele, quindi agganciate la catenella qui e poi provate se il braccio entra. Mi raccomando, lavorate con l'uncinetto un po' più grande che consiglia l'etichetta. Ok, io sto lavorando con l'uncinetto del 4,5. Ci ritroviamo qui. Rieccomi. Allora, sono quasi al mio marcapunti. Devo fare la mia maglia bassa,
quindi ho fatto le 5 catenelle, maglia bassa. Adesso rifaccio le 40 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Trentasei, trentasette, trentotto, trentanove, quaranta. Ecco, quindi faccio 1, 2, 3 nella quarta, lavoro la maglia bassa, così. Ok, adesso dobbiamo continuare a lavorare sempre a giro. Quindi io adesso lavoro questa parte e poi iniziamo a lavorare queste, le catenelle. Le lavoriamo insieme, ok? Quindi arrivo qui. Eccomi. Allora, sono qui dove abbiamo fatto le catenelle. Ho lavorato le mie 5 catenelle, maglia bassa nella maglia bassa. Adesso 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Quindi salto. Allora. 1, 2, 3, 4. Nella quinta catenella lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, salto 1, 2, 3, 4, nella quinta catenella lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa nella quinta catenella, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi salto 1, 2, 3, 4, nella quinta lavoro la maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, salto 4 maglie, nella quinta maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, un po' di filo. Allora. 1, 2, 3, 4, nella quinta la maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Salto 1, 2, 3, 4, nella quinta. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Salto le ultime maglie e vado qui nella maglia bassa e lavoro la maglia bassa. Quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 archetti. E adesso si continua a lavorare fino ad arrivare qui dove abbiamo le catenelle e fate la stessa lavorazione. Ok? Quindi qui abbiamo fatto 8 archetti, quindi anche qui dobbiamo fare 8 archetti. Poi si continua a lavorare sempre a giro fino ad arrivare all'altezza desiderata. Allora, io credo farò così. Quindi io arriverò così, farò in questa maniera, sotto, leggermente sotto la spalla, farò questa scollatura. Ok? Quindi poi io adesso vado avanti, adesso non vi so dire quanti giri farò. Quindi poi quando arrivo all'altezza che mi piace, vi dico poi quanti centimetri ho lavorato, ok? E poi da qui facciamo poi un piccolo bordino, un semplice bordino a maglia bassa nelle catenelle. Comunque adesso andiamo avanti, lavoriamo sempre a giro fino ad arrivare a questa altezza. Va bene? Rieccomi. Allora, io ho lavorato per 16 giri e ho lavorato con l'uncinetto del 4,5. Adesso faccio l'ultimo giro, quindi questa altezza per me va benissimo. E lavoro l'ultimo giro con l'uncinetto del 3,5. Però questa volta invece di fare 5 catenelle farò 4 catenelle, ok? Per stringere un pochino. Allora faccio 1, 2, 3, 4, una maglia bassa nella maglia bassa. 1, 2, 3, 4, maglia bassa. Ok? Quindi vado avanti e lavoro una maglia bassa e 4 catenelle. Alla fine del giro lavorerò una maglia bassa sulla maglia bassa
e 4 maglie basse all'interno delle 4 catenelle. Una maglia bassa nella maglia bassa, 4 maglie basse all'interno delle 4 catenelle, così via, fino alla fine del giro. Dopodiché taglio il filo. Qui, se volete, alla fine, quando abbiamo iniziato il lavoro, qui possiamo fare qualche giro di maglie alte in rilievo, una maglia alta in rilievo davanti, una maglia alta in rilievo dietro, per formare come un elastico. Oppure la potete lasciare così, in questa maniera, va bene? Quindi, facendo il bordino con le maglie basse, poi la maglia è finita. Poi la metto sul manichino, vi faccio vedere come viene indossata, come il risultato, ecco, va bene? Bene, io vi ringrazio, vi saluto e al prossimo tutorial. Bacione a tutti, ciao! Allora, rieccomi. Oggi voglio fare un pantaloncino. Questa è la stessa lavorazione che ho fatto della maglia con il punto maglia bassa, 5 catenelle, maglia bassa. Allora, io voglio fare un pantaloncino, però qui ho iniziato con 160 maglie, quindi ho fatto le stesse maglie della canotta e ho lavorato per, vi dico, 18 centimetri, quindi sarà un pantaloncino molto corto. Allora, voglio provare a fare un pantaloncino. Quindi, iniziando con 160 maglie, io mi trovo 32 motivi e quindi faccio 16 motivi. Ho diviso 16 e 16 e qui ho messo il mio marcapunti. Qui invece dove ho finito il mio giro. Ok? Quindi adesso devo chiudere qui e formare qui lo spazio per le gambe. Allora, dato che lavoriamo su un multiplo di 5, io farò 10 catenelle. 1, 2. Allora, scusate, cambio uncinetto, lavoro con l'uncinetto del numero 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi vado qui dove il mio marcapunti e lavoro, faccio una maglia bassa nella maglia bassa. Ecco. Adesso giro e inizio la lavorazione qui. Quindi faccio una catenella, rientro e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, salto 1, 2, 3, 4, nella quinta catenella lavoro una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa, proprio qui nella maglia bassa. E adesso continuo, 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa. 2, 3, 4, 5, lavoro una maglia bassa. Continuo a lavorare fino ad arrivare qui dove mi trovo il marcapunti. Rieccomi. Allora, sono qui dove ho lavorato la maglia bassa, quindi entro nella maglia bassa e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Maglia bassa, quindi io non ho chiuso il mio lavoro perché lavoro sempre a giro, quindi non ha una fine il mio lavoro, però qui metto un marcapunti, ecco, così per segnare. Allora, continuo la lavorazione e faccio 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa. Ok? Quindi continuo a lavorare a giro. Io adesso non so quanti giri farò. Quando poi arrivo ad
ad una lunghezza che mi piace, poi vi dico quanti giri ho fatto, va bene? E poi lavoriamo da questa parte perché poi dobbiamo lavorare l'altra gamba, ok? Rieccomi. Allora, io ho lavorato 10 giri, quindi adesso vado qui dove ho il mio marcapunti, chiudo con una maglia bassissima in questa maniera, faccio una catenella e tiro il mio lavoro e taglio. Questo filo così lungo poi mi serve per nascondere bene, chiudere bene qua. Ora giro il mio lavoro e riprendo la lavorazione dall'altra parte, quindi devo lavorare l'altra gamba. Così. Quindi riprendo da qui. Allora, riprendo qui dove ho la maglia bassa. Ecco, allora faccio una catenella, rientro, lavoro una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5. Una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5. Maglia bassa, quindi lavoro e arrivo qui. Eccomi. Allora, sono qui dove ho aggiunto le 10 catenelle. Ok, quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5. Lavoro una maglia bassa nella maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5. Maglia bassa nella maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa. Quindi qui è dove ho iniziato. Io invece continuo la lavorazione così. Quindi qui è dove ho iniziato il giro. Quindi questo è il primo giro, adesso devo fare ancora 9 giri per completare, quindi di qua ho fatto 10 giri, devo fare 10 giri anche da questa parte. 2, 3, 4, 5, maglia bassa nella maglia bassa e vado avanti fino a completare i miei giri. Poi qui, allora, ecco, qui se volete potete mettere un elastico oppure un laccetto. Io qui poi continuo e lavoro delle maglie alte in rilievo, quindi faccio un elastico. Lavorerò con l'uncinetto del numero 3 e mezzo, del 3 e 3 e mezzo, per stringere un pochino. E io al momento non ho in casa l'elastico, altrimenti avrei messo un elastico dietro, diciamo, cucito dietro alla lavorazione delle maglie alte in rilievo, ok? Quindi o mettiamo un laccetto oppure un elastico. Comunque io dopo farò le maglie alte in rilievo, ok? Quindi adesso vado avanti con la lavorazione qui della gamba. Rieccomi. Allora, io ho finito di lavorare e qui la parte della gamba, ecco, questa è la lavorazione. Però qui poi alla fine ho deciso di fare il punto in rilievo, una maglia alta in rilievo davanti, una maglia alta in rilievo dietro, e poi metterò dietro qui, cucirò un elastico perché ho paura che poi magari cede un pochino e si allarga troppo, e quindi metterò un elastico abbastanza largo qui. Per quanto riguarda il punto in rilievo, penso che lo conoscete tutte. Comunque, lavorare, quindi lavoro la maglia alta in rilievo davanti. Qui cosa vuol dire? Che lavoro la maglia alta, vado con l'uncinetto sotto la maglia alta in questa maniera, così. Vediamo se riesco ad avvicinare un attimino.
Quindi dicevo, vado sotto la maglia alta, prendo il filo e lavoro una maglia alta. Maglia alta e rilievo retro, quindi entro dietro al lavoro in questa maniera, passo sulla maglia alta, rientro dietro, prendo il filo e lavoro la maglia. Maglia alta e rilievo davanti. Maglia alta e rilievo dietro, così. Poi, quando finito il giro, lavorate le maglie come si presentano. Quindi poi lavorate una maglia alta e rilievo davanti sulla maglia alta e rilievo davanti, una maglia alta e rilievo dietro sulla maglia alta, rilievo dietro, così. Ok? E niente. Il pantaloncino è completato. Poi sta a voi se volete mettere qui, se volete mettere un laccetto oppure come me un elastico cucito dietro. Ok? Questi sono i miei primi pantaloncini. Spero che, insomma, ci prendo un po' la mano così ne voglio fare altri. Ok? Spero che questi vi sono piaciuti come diciamo i miei primi pantaloncini. Ok? Bene, il tutorial è finito. E vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima, ciao!